Eccoci, la musica che gira intorno. Bentornati. Lo so, vi aspettate che io vi dica la mia opinione precisa su Amadeus che ha lasciato la Rai e approda al gruppo Discovery, la 9, chiamatelo come volete. No, non è questo. Non è questo perché abbiamo già parlato tante volte di Amadeus, che io continuo a stimare, ma che ha fatto la sua scelta, ha lasciato la direzione artistica del Festival di Sanremo dopo 5 anni importanti. E basta che vada da una parte o dall'altra, musicalmente non ci interessa. Noi dobbiamo parlare della musica che gira intorno. E io sono preoccupato. Perché? È semplice. Perché sto ascoltando i vari singoli che mi stanno arrivando per l'estate, le anticipazioni. Qualcuno ve lo proponiamo nella versione radiofonica e non si cambia la direzione. Gruppo di artisti in studio che prepara delle basi, che prepara delle canzoni con buoni arrangiamenti elettronici, sì, ma sono pezzi che servono a lanciare i tour. Non sono espressioni artistiche di così un gruppo, un singolo che vogliono lanciare una canzone che hanno trovato particolarmente forte. Non è così. Sono i tour e quindi i soldi che guidano le scelte. Ma questo impoverisce la nostra musica. Abbiamo tantissimi autori molto bravi che non lavorano o che lavorano poco perché gli artisti non possono più passare il tempo a studiare la canzone, a far lunghe gestazioni. Hanno dei cronoprogrammi, l'ha denunciato chiaramente anche San Giovanni, ma altri artisti sono andati dietro di lui, importanti. I cronoprogrammi importanti purtroppo sono serrati e condizionano l'artista. Ascoltatevi il nuovo singolo di Mr. Rain che abbiamo lanciato nella nostra trasmissione radiofonica. È la fotocopia in carta carbone del pezzo di Sanremo che fece grande successo, che è bello, bel testo, ma dov'è la ricerca musicale? Dov'è il tempo dato all'artista? Non è mica colpa sua, ma il risultato è questo. Abbiamo delle canzoni che sono preconfezionate e poi canzoni che vadano su TikTok, sui social. Ragazzi, mi è arrivata una notiziona, un comunicato stampa. I ricchi e poveri hanno fatto il record di visualizzazione su Spotify. I ricchi e poveri? I ricchi e poveri sono in carriera per essere visualizzati in Spotify? Ma allora non ci siamo. E parliamo dei ricchi e poveri, grandi artisti, quello che vuole. Ma i giovani dove trovano spazio? No, perché se sui TikTok dobbiamo buttarci ricchi e poveri perché creino tendenza, i giovani che fanno della musica nuova, che tentano strade nuove, che esprimono, dove vanno? Basta ragazzi con questa politica, discografici, qui non c'è da niente Sanremo, un Sanremo tra l'altro che adesso Angelina Mango ne parleremo, andrà all'Eurofestival, brava, bravissima, è bravissima, ma quest'anno a Sanremo non c'erano canzoni incredibili, 2 anni fa con Due vite e cenere era già un altro discorso, ma Mengoni di canzoni non ne sbaglia mai. Però anche adesso ragazzi, ripeto, mi arrivano singoli col featuring, questo che canta con quello, quello che canta con quell'altro, quell'altro che canta con questo perché conosce quell'altro, e tutto perché? Perché così costruisco delle date tour dove Tizio ha il suo seguito, ma unisce a questa cosa speciale che c'è Caio e c'è anche Sempronio e facciamo i sold out, veri o non veri, perché sapete che ci sono molte disquisizioni, ma non entro in questo. Entro con la domanda centrale a cui voglio che la discografia mi dia una risposta. Dove sono finite le canzoni? Le canzoni quelle belle, quelle importanti, quelle che ci portiamo dietro, capisco la musica liquida e tutto, è più difficile, quello che volete, a parte che stanno risalendo i vinili, ma poi c'è una questione di età, non importa, abbiamo bisogno di canzoni importanti, di canzoni che non vadano a finire nel calderone del questa somiglia a quella, 4 artisti insieme, 3, 2, assomigliano, basta.
abbiamo bisogno di cose che identifichino, di cose da portare nel cuore con la loro musica, perché la musica è nata per questo. Quindi, per favore, discografia, diamoci una svegliata, perché dobbiamo cambiare, non possiamo continuare in questo modo. È evidente che ho parlato della situazione italiana, ma è altrettanto evidente che in Italia c'è un regime per cui nelle radio passano sempre quelli e non so, anche la musica dall'estero arriva meno. Beyoncé, Taylor Swift, sì, ci sono, arrivano, ma qui in Italia non sono dei fenomeni. Quindi vuol dire che il problema non è soltanto italiano, giusto questo per dirlo. Però in generale ridateci della musica, ridateci artisti che si scoprano e si tirino su, perché sennò, se abbiamo una Madonna, un Michael Jackson o chi che sia, uno dei tanti che sono stati nell'ultimo ventennio, non viene fuori, non lo dimentichiamo e ci preoccupiamo dello Spotify dei ricchi e poveri. No, ragazzi, alla musica ci teniamo troppo. Bisogna cambiare. Bisogna cambiare.